Il 25 novembre è la giornata internazionale dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne. Noi, appartenenti alla polizia locale, sempre più spesso siamo chiamati a intervenire su questo tipo di reati, resi ancora più odiosi quando vengono realizzati tra le mura domestiche o comunque nell'ambito della sfera familiare. Lui è ossessivo. Mi chiama ripetutamente durante la settimana e insiste nel voler parlare con me. Esasperata da questa situazione, ho deciso di bloccare il suo numero per evitare chiamate, messaggi e ogni tipo di contatto, in modo anche da stare più tranquilla. Purtroppo non è servito a niente. Durante questi ultimi 4 mesi ha continuato a presentarsi sotto casa mia, a seguirmi sotto il porticato, fino alla porta d'ingresso. Circa 15 giorni fa è arrivato addirittura a introdursi nel condominio quando sono entrata. Chiara, 35 anni. Attualmente ho paura che possa farmi del male, perché ha dimostrato in più occasioni di essere ossessionato da me e dalla sua volontà di stare insieme a me. Non so cosa fare. Ho paura di uscire da casa e sono terrorizzata. Anna, 25 anni. Mi dicono che mi manderebbero in Tunisia e mia mamma mi ha detto che mio padre sarebbe in grado di uccidermi. Io non ci do tanto peso, anche se a loro non interessa che io vada a scuola. Un sacco di volte provo rabbia, anche quando mia mamma mi dice che sono brutta, troppo alta, mi offende e io ci rimango male. Fatima, 17 anni. Mi ha dato degli schiaffi, sono caduta, e mi ha dato dei calci. Diceva che giocava con me, come con un pallone da calcio. Silvia, 38 anni. A quel punto lui si è arrabbiato molto. Ha preso la scopa della cucina e ha cominciato a darmi delle bastonate su tutto il corpo, sulle gambe, sulle braccia, sulla schiena. Non si fermava, io piangevo e ho cominciato a gridare aiuto. Allora lui si è fermato, ha preso il telefonino e ha cominciato a riprendermi. Commentava: guardate questa stupida ragazza, io l'ho portata in Italia e lei ora grida aiuto. Che stupida, che idiota. Irina, 27 anni. Mai più. Mai più. Mai più. Mai più. Mai più. Mai più. Le frasi che vi abbiamo letto sono vere, estratte da dichiarazioni rese da donne vittime di violenza che hanno denunciato il proprio aggressore. In questi anni la polizia locale ha potuto aiutare diverse di queste donne grazie alla rete di supporto che collabora con il comune di Modena. Mai più.